cedo la parola al consigliere Francesco Di Battista. Prego, consigliere. Signor Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi consiglieri, gentile pubblico. Ho apprezzato tantissimo l'intervento del consigliere Romano e non posso non ringraziarlo per la pacatezza, per la mitezza e anche... No, assolutamente non, perché mai avere pregiudizi. E quindi condivido ogni parola del consigliere Romano. Mi premeva fare questo passaggio. Come capogruppo di Lucia 2.0 ovviamente non posso che ringraziare tutti i componenti, non soltanto della lista, che si sono candidati, che sono stati eletti, anche quindi non eletti, ma anche quelli che, pur non essendo candidati nella lista, hanno comunque dato un contributo importante all'ottimo successo della lista che mi onoro di rappresentare. E devo dire che oggi mi riempie di orgoglio. Io sono alla terza consigliatura, quindi mi sento già un po' vecchio, pur avendo soltanto 43 anni, ma un po' vecchio dal punto di vista politico. Però è un grandissimo piacere vedere che un consigliere che ancora non ha 30 anni, mi riferisco al consigliere Renzoni, oggi è vicepresidente del Consiglio. Credo che questo sia stato possibile soltanto perché è nata Piazza Pulita, è nata questa coalizione che ha dato delle possibilità che, è una mia modestissima opinione, in altre sedi politiche, soprattutto partitiche, non credo sarebbe mai stato possibile, però il tempo potrà smentirmi. Detto questo, ed esaurito quindi la fase dei ringraziamenti, il mio intervento originariamente, Presidente, doveva terminare qui, però non posso non fare qualche piccola riflessione, qualche piccola osservazione su alcuni passaggi che mi hanno davvero stupito. Tralascio la questione del voto estorto perché secondo me non meritava alcun commento, ma credo che lo spirito di ogni primo consiglio comunale o insediamento debba essere, non a caso ringraziato il consigliere Orlando, proprio quello, cioè l'intervento, il tenore dell'intervento del consigliere Orlando, dove legittimamente lui, da consigliere esponente dell'opposizione, fa la sua parte, deve fare la sua parte, però riconosce e sa benissimo in quale sede siamo, in che situazione siamo, in che stato siamo di questa consigliatura. Siamo all'inizio, il consiglio comunale è praticamente esaurito, la seduta è terminata, quindi abbiamo avuto questa possibilità rivolta essenzialmente ai ringraziamenti. Il tema della decisione della Corte dei Conti, beh, lo sappiamo tutti che è la notizia, possiamo dire, del giorno, insieme a quella del Biondo. Meraviglio che non sia ancora stato citato in questo momento. Ma voglio dire, meno male consigliere Petroiano, meno male, la pensa come me, non era questa la sede e soprattutto non è ancora il momento, perché forse se ne parlerà dopo. Il punto qual è? Il come il Presidente ha già annunciato, credo in una delle fasi iniziali, questa amministrazione ha già deciso, altro che mancanza di trasparenza, di fare una seduta monotematica su questo aspetto, e non era assolutamente il momento, non fosse altro che per un motivo. Le motivazioni, io lo so che forse il consigliere Gonzalo, che ha riferito, se solo ce l'aveste detto qualche settimana prima, quindi lui già sapeva, benissimo, l'atto pubblico, che è quello della motivazione che stiamo aspettando, arriverà. Quando arriverà avremo tutti, compreso il consigliere Gonzalo, piena possibilità di poter avere contezza in maniera, come dire, più puntuale e più precisa, anzi non più, puntuale e precisa. E quello sarà il momento in cui l'atto verrà reso pubblico e qui in questa sede, ripeto, come l'amministrazione aveva già inteso fare, ne parleremo, ne discuteremo e si prenderanno le decisioni che verranno reputate più opportune. Quindi mi ha un po' stupito, ma tutto sommato, diciamo, mi rendo anche conto che evidentemente la campagna elettorale, almeno per qualcuno, e solo per qualcuno, vi va a dire, credo che sia ancora in corso. In realtà non ha ancora ben compreso che è terminata, ed è terminata con un risultato, diceva il consigliere Orlando, abbastanza netto. Credo che il 65% possa ritenersi abbastanza netto. Se poi vogliamo discutere anche di questo, facciamolo pure, tutto è opinabile, per carità di Dio, però penso che rispetto ai numeri bisogna avere anche il buon senso
di accettarli, di riconoscerli e quindi di proseguire oltre. Io non rubo altro tempo. Grazie Presidente. Doverosamente ringrazio il consigliere Di Battista, anche il consigliere Di Battista, per i toni e per il rispetto dei tempi assegnati. Cedo la parola alla consigliera De Maso. Dulcis in fondo. Buonasera a tutti i presenti, sono Elisa De Maso, sono alla mia esperienza consigliare. E l'occasione, non ho preparato nessun discorso, non ho scritto appunti, però non posso non prendere l'occasione per, innanzitutto in qualità di capogruppo di Forza Italia, per ringraziare la lista Forza Italia, gli amici di Forza Italia e naturalmente, vista la sede solenne importante, tutti coloro che mi hanno votato e che quindi uno per uno mi hanno portato in questa sede di Consiglio Comunale. Trovandomi in opposizione, quindi come consigliera di minoranza, vorrei con poche battute rivendicare l'importanza del ruolo di consigliere d'opposizione, che lungi dall'essere strumentale al raggiungimento del numero utile per la seduta consiliare, ha un ruolo fondamentale non solo di stimolo, di propulsione e di impulso all'attività amministrativa, ma soprattutto di vigilanza e di controllo. E di questo mi faccio carico con enorme responsabilità, senso di responsabilità che mi caratterizza, per chi mi conosce non è una novità. Per cui il mio ruolo di consigliera di opposizione sarà improntato soprattutto a principi di trasparenza e di controllo, perché citando qualcuno la democrazia naturalmente non è la legge della maggioranza ma la protezione della minoranza. E da questo punto di vista sin d'ora mi preme chiedere che al fine di poter ben esercitare le prerogative che mi appartengono e che ci appartengono